questo qua. Non pregarmi. Sabrina riesce a infilarsi sempre in qualunque maniera. Allora, andiamo a vedere tutti questi bancali. Ok. Guardiamo tutti questi bancali, quanti sono, guarda. Scusate. Fate passare Fabrizio, per favore, ragazzi. Faccio le adozioni. Esatto. Adozioni. Possiamo? Venite, venite, cara, venite. Tranquilli. Anche dietro. Ma fate i timidi, forza. Guarda qua, Michela. Ah sì, allora, evviva la Leida, guarda qua, evviva la Leida! Ragazzi, un applauso per la Leida, la Lega Italiana di Pesca di Maglia Pietre, che oggi regala, l'onorevole Michela Vittoria Bambina, che oggi regala 7 tonnellate di cibo ai nostri piccoli amici meno fortunati. Grazie. Io credo che sia importante, perché la solidarietà e la ricordarsi di chi è meno fortunato è un qualcosa che caratterizza da sempre l'Italia, no? Il nostro è un paese dove il terzo settore, dove il grande amore che i volontari non in campo naturalmente mettono nel loro impegno civico, sociale, eccetera, riesce a colmare il vuoto lasciato dalle istituzioni. Tutti questi volontari Leida alle mie spalle, insieme agli altri volontari Leida che oggi qui non ci sono, ma la nostra associazione è radicata dal nord Italia fino al sud, fino alla Sicilia, sono persone meravigliose, loro sono tutti eroi, perché dalla mattina alla sera, Pasqua, Natale, Capodanno, regalano il loro tempo e tutto quello che hanno per aiutare i cagnolini meno fortunati. E quindi evviva i nostri volontari. Ancora una volta io voglio ricordare che la lotta contro l'abbandono e il randagismo, questa piaga terribile che purtroppo è presente nel nostro paese, rappresenta uno degli impegni principali della nostra Leida e in particolare nel mezzogiorno, dove abbiamo dato già luogo a diversi piani di sterilizzazione, dove ci prendiamo cura di questi randagi, li sfamiamo, li visitiamo, li curiamo, perché tante volte sono malati e troviamo loro una nuova famiglia. Nella maggior parte dei casi li facciamo salire al nord e devo dire che funziona molto bene, ne abbiamo salvati tanti, tante cucciolate, ma spero che presto arriveremo anche ad una fine di questo fenomeno. L'Italia sta cambiando e c'è una nuova coscienza di amore e rispetto per gli animali che si sta facendo largo, e quindi la solidarietà di un'Italia intera, il senso civico di tutti noi, il grande amore per gli animali e la coscienza dei loro diritti ci portano a combattere tutti insieme contro l'abbandono e contro il randagismo e contro tutte quelle che sono forme di maltrattamento che ancora purtroppo vengono messe in atto a danno dei nostri piccoli amici. Quindi un grazie a tutti voi che ci sostenete, un grazie a chi sostiene la nostra Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. Io posso assicurarvi che non ci fermeremo finché ci sarà anche solo un cane o un gatto ancora sulle nostre strade. Perché un grande paese civile come il nostro deve essere un faro, un esempio in Europa e nel mondo, anche per il modo in cui noi trattiamo i nostri animali. E io oggi voglio ringraziare Lidl Italia, perché grazie a una partnership con la nostra Leida è stato possibile avere questi bancali di cibo per cani e per gatti, unitamente a tanti altri bancali che abbiamo già distribuito e distribuiremo in diverse zone d'Italia. Siamo partiti dalla Sicilia, oggi è la volta del Nord Europa, e quindi grazie a Lidl che ha donato 100.000 pasti per i randagi e per gli animali in difficoltà. Grazie.